siamo a Cengio Alto ed questa è la seconda visita del turismo partecipativo. Oggi visiteremo due aziende d'eccellenza. Una è quella che visiteremo qui a Cengio, si chiama Origine, produce liquori, e poi ci trasferiremo a Millesimo, dove ci sarà il birrificio Scarambola. Benvenuti nel laboratorio Origine. Origine nasce perché c'era la volontà di iniziare qualcosa di nuovo partendo dalle radici antiche. Origine coinvolge, nella sua nascita già, svariate imprese che sono del territorio. Quello che noi usiamo sono erbe, tutte bio, tutte coltivate. Noi trasformiamo quella che è la tisana in liquore. Facendo 7 tipi di prodotto, più delle vodka, tutte certificate bio. Perché a questo punto il biologico è meglio del metodo convenzionale? Il biologico è una maniera per definire che tratti la terra con rispetto. Selezionare il meglio e trasformarlo tenendo prodotti di grande qualità destinati a un mercato sensibile che abbia coscienza di quello che va a consumare. Io credo che la nuova economia si basa sulla collaborazione in contrapposizione con la competizione. È verissimo. Il lavoro materiale sono le erbe infuse in alcol, che vanno infusioni a seconda delle erbe, vanno dai 3 ai 40 giorni. Si separano le erbe dall'alcol, si fa una miscela di acqua e zucchero e si lascia depositare, anche qua dipende, tra comunque minimo una settimana nel caso della menta, 6 mesi almeno nel caso del nocciolo. Ci vediamo al birrificio Scarambola. Si macina l'orzo e i vari cereali che si utilizzano per fare una determinata birra, quindi si segue una ricetta e inizia in questo tino qua, che è il primo tino, che è il tino di amostamento. Come vedete qua invece i fermentatori sono da 500 e quello laggiù invece da 1500. Cosa vuol dire? Che praticamente quando si inizia a fare la birra se ne fa una al mattino e poi quando lei è a metà del processo di vinificazione si comincia già la seconda. Di Bognia è un toponimo, cioè il nome di un'area territoriale che in realtà ne sostituisce un altro. È stata una creazione di un nuovo nome e di un nuovo marchio per dare una nuova prospettiva di rinascita e di valorizzazione a un territorio che in parte ha avuto qualche, diciamo, incidenza da un punto di vista dell'industrializzazione, che aveva un po' perso il suo radicamento rispetto ai prodotti della terra. E noi abbiamo visto due aziende sostenibili, non tanto per i prodotti che fanno, quanto per come loro si interfacciano nel territorio. Qual è la cosa che noi vogliamo comunicare? Che la sostenibilità conviene. Il problema è che la convenienza è nel medio-lungo termine. Per risolvere quel gap nel breve termine, bisogna che i cittadini nel territorio dove operano queste imprese le premino. Quindi che cosa devono fare? Votare con il portafoglio è la chiave, nel senso consumare e acquistare i prodotti sostenibili di queste aziende. Perché non è tanto una spesa, è un investimento. Ovviamente voi mi potrete dire, ok, ma costano di più, lo so, ma se in massa riusciamo ad acquistare in maniera critica i prodotti sostenibili di quelle imprese, anche il costo tenderà a scendere.
certamente sono delle esperienze eccezionali, perché incontrare questi produttori che sono vicini al territorio, vicini all'ambiente, vicini alla natura, che fanno cose buone, pulite e giuste, io credo che sia un'esperienza unica.